Buongiorno amici di Nova News 24, Barusi in furia contro alcune fanpage di Giroud. State facendo stalking, non state bene, siete ridicoli, questa storia non è mai esistita. Proprio Barú Gaetani, che è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione del GF VIP, nonostante l'arrivo di nuovi viponi, i nuovi fandom della coppia, che è formata adesso da Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, diciamo che i fandom della coppia della scorsa edizione Giroud, formati da Jessica e Barú, ancora esistono, ma in realtà è una coppia che non è mai esistita. Questo però non piacerebbe granché all'imprenditore, dato che su Instagram ha sbottato proprio contro loro, come si nominavano i Giroud, ma non siamo mai esistiti, basta, chiudi il tuo account ormai con questi nomi, non se ne può più, siete ridicoli, seguimi pure ma cambia nome, avete rotto, sono passati questi mesi, basta, non se ne può più, il tuo nome, il tuo account, siete ridicoli. Lo sfogo di Barú ha poi continuato, c'è gente che addirittura segue i miei amici, gli mando i messaggi e gli rompono le scatole, vi sembra una roba giusta? Anche basta, è una cosa che non è mai esistita, ho sempre detto no grazie, non voglio farne parte, se mi supportate e supportate l'altra persona singolarmente va benissimo, ma basta andare avanti con questa cosa, siete stalking, non state bene, vi sembra una cosa normale e giusta? Scrivete ai miei amici che magari neanche conoscono bene me, prendete le distanze da un fandom che shippa una coppia che materialmente non è mai esistita, è giusto dire che non ho mai voluto far parte, è scorretto e falso che io abbia fatto parte di questa coppia. Era lui che mi chiamava Jessica, mia fidanzata, durante le dirette su Mediaset Infinity, come era lui a farsi la foto con la maglietta scritto Giroud, questo, quello che scrivono ovviamente sui canali Instagram e sui social in generale. E Barú ha avuto ovviamente una reazione che ha avuto che dire, perché ha sicuramente sbottato in maniera clamorosa. Questo è quello che succede amici di Nova News 24, Barú non ci sta ad essere ancora chiamato con l'etichetta dei Giroud, quindi ormai si sta facendo la sua vita, come d'altronde lo sta facendo anche Jessica, se la sia. Il grande fratello VIP sta continuando anche quest'anno con degli ascolti buoni, ma evidentemente sono rimasti nel cuore i vecchi personaggi. Amici di Nova News 24, vogliamo sapere la vostra, diteci cosa ne pensate, se i Giroud secondo voi sono mai esistiti oppure è stata solo una finzione. Intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.